Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Buonasera dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV da Venezia. Un saluto alla regia, subito alla regia centrale Radio Science TV, che siamo collegati a Rosario Moreno, e un saluto anche ad Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, collegato in diretta via Skype da Pordenone. Dunque direi subito, prima di dare la linea ad Alviano per lo svolgimento del programma, ecco, dalla nostra testata le notizie. C'è un'ultima ora, a Roma, fumo nella metropolitana a Roma. La linea A è stata chiusa nel tratto tra San Giovanni e Ottaviano per consentire lo svolgimento di verifiche tecniche. A causarlo, secondo quanto informano i vigili del fuoco, l'incendio di una galleria di servizi interrata in via Marsala, dove sono allocati cavi elettrici, telefonici e fibra. Nel tratto chiuso è in funzione un servizio sostitutivo con autobus di linea. Ed ora veniamo alle altre notizie. Ponte Morandi, andiamo quindi subito a Genova, perché rimane questa notizia sempre in primo piano su tutte le testate nazionali, per non dire anche di quelle internazionali. Proteste degli sfollati in via Fieschi in occasione del Consiglio regionale e comunale congiunto per fare il punto sul crollo di Ponte Morandi. All'apertura degli uffici decine di persone si sono radunate davanti all'ingresso del Palazzo regionale per protestare contro l'impossibilità di recuperare i propri effetti personali dalle case evacuate. Rispetto, rispetto, e ridateci le nostre case. Le frasi scandite. Agli sfollati è stato consentito di assistere alla seduta consiliare. Faremo tutto il possibile per farli tornare per alcune ore nelle loro case, ha detto il sindaco di Genova Bucci. Veniamo ora a una notizia, a un articolo che è in primo piano nella nostra testata pianetaoggi.net, dal titolo Ricordare dalla Chiesa, padre della patria alla ricerca dei mandanti esterni. In collaborazione con la testata giornalistica All News di Palermo, antimafia2000.com, l'articolo è stato scritto dal direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Poi ancora, leva obbligatoria, dannoso. Leva obbligatoria, dice Zannoni, noto ambientalista, europarlamentare, ora consigliere regionale del PD, provvedimento contro i giovani, dobbiamo anteporre educazione e solidarietà all'obbedienza e all'uso delle armi. Presentati 100 emendamenti per modificare la legge. Il servizio militare obbligatorio è inutile, sbagliato e dannoso. Dobbiamo anteporre l'educazione civica e la solidarietà all'obbedienza e alle armi. Abbiamo presentato 100 emendamenti per migliorare, o meglio ancora, affossare il provvedimento. E quanto dichiara Andrea Zanoni, consigliere del Partito Democratico, alla vigilia della ripresa della discussione in aula sul ripristino della cosiddetta Naja, tema su cui i Dem annunciano battaglia. Poi naturalmente qui c'è da riflettere veramente, perché insomma questi ragazzi già non trovano lavoro appena finito le scuole, li facciamo anche perdere tempo con queste cose qui, insomma mi sembra abbastanza assurdo. Andiamo avanti, c'è da fare, purtroppo rimaniamo nel negativo, nella parte negativa delle notizie, perché c'è da fare una solidarietà ai colleghi della redazione giornalistica della televisione di Lucia Telemare Gorizia. Sono a rischio posti, qualche giorno fa erano a rischio posti di lavoro nella redazione. Nella nostra testata trovate un'edizione speciale di Pianeta Oggi Reporter. Praticamente cosa succede? Sono venuti a meno, cioè non sono mai arrivati, credo,
i contributi previsti da parte dello Stato alle televisioni locali, alle redazioni per appunto svolgere l'informazione, il servizio pubblico della zona, e di conseguenza non possono essere stipendiati i giornalisti, quindi i giornalisti, i caporedattori, i direttori di testata, eccetera. E allora ecco che rischiano di rimanere a casa ed è successo proprio a Telemark dal 1 settembre, quindi da rischio che erano, adesso sono effettivamente a casa. Quindi questo è quello che succede in Italia alle televisioni locali. Naturalmente tutta la nostra solidarietà ai colleghi di Telemark. 19.07, subito la linea ad Alviano Appi per lo svolgimento della trasmissione. Da Pianeta Oggi TV ci ritroviamo eventualmente alla fine se ci fossero degli aggiornamenti. Delle notizie. Prego, Alviano. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Buonasera. Io partirei proprio dall'accenno che hai fatto prima, Massimo, al ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ricordare persone integerrime, persone con un profondo spirito di servizio per la comunità, la socialità, persone che sanno andare oltre se stesse. E da un po' di tempo abbiamo quasi una piccola rubrica dedicata a uomini che sanno fare la differenza. E proprio senz'altro il generale Dalla Chiesa è stato uno di questi. E questa sera con Paola Restigliani noi desideriamo ricordare un grande leader africano, un uomo che nel suo mondo ha saputo fare la differenza, ma è un mondo che ormai parla anche a noi in questa globalizzazione super galoppante, parla profondamente anche all'Occidente. Allora, intanto, Paola, grazie per essere intervenuta e esserti resa disponibile. Buonasera, cara. Ecco, Buonasera a tutti, grazie del rinnovato invito. Partirei di nuovo dall'Italia, questa volta con un ricordo di un altro grande uomo, il magistrato Giovanni Falcone, che aveva detto che gli uomini possono essere uccisi, ma le loro idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini. E come è stata la vicenda di Falcone, che le sue idee sono state comunque, il suo testimone è stato preso comunque da altri magistrati, potremmo ricordare Antonio Ingroia e senz'altro Nino Di Matteo, altri magistrati antimafia. E senz'altro Giuseppe Lombardo e Nicola Gratteri. Bene, questo per quanto riguarda lo scenario italiano. In Africa non è successo da meno e con i nostri ascoltatori adesso faremo un piccolo quadro di questa situazione partendo dalla stupenda, carismatica figura di Tomás Sankara, sicuramente molto poco conosciuto da noi per molte ragioni. Allora, cominciamo un poco con chi è Tomás Sankara Paola. Sì, guarda Alviano, se mi consenti un brevissimo cenno a una considerazione che mi sento in dovere di fare che si collega con la figura di Tomás Sankara. E ho saputo in questi giorni che da pochissimo appunto in onda Pianeta Oggi Reporter danno una nuova emittente che è Radiodiffusione Europea. Ho pensato a quanto importante sia un risultato così e quanto possa comunque rappresentare un punto di partenza straordinario, considerato quanto difficile sia al mondo d'oggi fare informazione libera, senza sovrastrutture di qualsivoglia potere alle spalle.
solamente spinti dalla passione e dall'amore per la verità. È vero che questa è una realtà molto piccola se confrontata con la realtà dell'informazione dominante, ma riveste un valore, secondo me, una profondità comunque unici proprio in nome della libertà di opinione, di pensiero e di parola. E quindi è bello in serate come queste, in occasioni come queste, poter parlare di problematiche di cui altrimenti non sentiresti parlare. Se ne senti parlare, in maniera difforme dalla realtà effettiva, perché si tratta molto spesso di tematiche scomode, di parole pesanti che magari vanno a colpire, a dare fastidio a certi centri di potere. E così è successo a un giornalista italiano molto bravo, Silvestro Montanaro, che ha lavorato molti anni in RAI e ha vinto anche parecchi premi in RAI, e quando si è trovato a scontrarsi con un paradosso che, diciamo, ci porta a considerare l'Italia come una repubblica democratica, però in realtà quando si tratta di esprimere la propria opinione, di dare informazioni, in realtà non è sempre così, anzi, sempre meno. E appunto si è trovato ad avere delle grossissime difficoltà di lavoro, tanto da dopo aver rotto i rapporti di lavoro con la RAI, proprio perché ha iniziato a toccare dei temi scottanti di cui non si poteva parlare. Per esempio il turismo sessuale, di cui molti italiani purtroppo ne fanno buon uso in certi paesi come Thailandia, Cambogia, ha fatto dei servizi purtroppo molto, molto profondi. E appunto anche quando ha raccontato la storia di Thomas Sankara, gli è stato rimproverato perché insistere sul parlare di una persona così, di problematiche dell'Africa, e gli ha fatto capire che appunto non doveva interessarsene più di tanto, doveva lasciare perdere, proprio in un periodo, perché proprio nel periodo in cui lui ha mandato in onda il documentario molto bello su Thomas Sankara, c'era il governo Monti al potere che aveva organizzato un convegno sulla cooperazione dell'Italia, diciamo, nel mondo, e come ospite d'onore aveva invitato Blaise Compaoré, che non è altro che l'esecutore materiale dell'assassinio proprio di Thomas Sankara. Era il suo braccio destro, era considerato suo amico e alla fine l'ha ucciso. E quindi per far capire questo doppio binario: da una parte la verità, quella che viene spacciata come verità ufficiale, dall'altra invece la verità effettiva, vera. Ricordaci di nuovo il nome di questo giornalista italiano che alla fine... Lui ha presentato, faceva un programma molto bello, C'era una volta, e ha affrontato veramente tematiche molto molto scottanti. E appunto lui ha fatto la battuta, no? Ha detto, se c'è un bellissimo video su YouTube in cui dice Thomas Sankara mi è costato il posto di lavoro. Non lo dice con rammarico, perché lui è contentissimo di quello che ha fatto, del lavoro che ha fatto di informazione, perché dice l'informazione libera deve consentirmi di parlare di Thomas Sankara perché non posso parlarne. E però appunto poi si capisce perché, no? Perché va a scontrarsi con la facciata della nostra politica. Adesso presentiamo un attimo a chi ci ascolta chi è quest'uomo, questo africano. Sì. Thomas Sankara è nato nel 1949, è stato ucciso il 15 ottobre del 1987. Lui era molto giovane quando è andato al potere, faceva parte, era un giovane ufficiale dell'esercito, aveva solamente 34 anni. E lui è nato e cresciuto in quello che adesso si chiama Burkina Faso, che in realtà è un nome che lui stesso ha voluto che fosse assegnato al paese appunto dove è nato e vissuto, perché prima si chiamava Alto Volta, e Alto Volta non era altro che il nome assegnato in sede di in sede politica, diciamo, alla conferenza di Berlino del 1895, con cui tutte le grandi potenze europee si sono spartite il territorio africano, e c'era il cancelliere Bismarck.
Quello che dice Sankara, perché sai, questo è un fatto che tutti noi studiamo a scuola, ma, quando facciamo storia, ma quello che è bello è capire anche come la storia va raccontata. Quindi è vero che serve sapere quando c'è stata questa conferenza o dove si è svolta o quali potenze ci fossero, ma il risvolto umano non viene mai raccontato nei testi di scuola, Certo. di storia. E infatti Thomas Sankara dice: a Berlino hanno tracciato frontiere arbitrarie separando intere famiglie, etnie. In barba a ogni principio, quella gente ha deciso della vita e del futuro di milioni di esseri umani che vivevano nelle loro terre, con i loro normali ritmi di evoluzione. Quindi già qui fa la differenza, no? Che solo nel giustificare perché cambiare il nome al proprio stato e dare una motivazione del genere fa venire la pelle d'oca. Scusa, anche perché il nome Burkina Faso Sì, infatti è... stavo per dirlo. Ah, brava. Sì. È un bellissimo nome perché vuol dire patria, paese degli uomini integri. E quindi fa già capire quale slancio vuole dare al suo paese, che sappiamo tutti è considerato se non il più povero, ma comunque fra i più poverissimi della terra. Lui è stato al potere solamente 4 anni e già da piccolo si era fatto riconoscere, diciamo, per la sua caparbietà. A 10 anni era a scuola, ha fatto finire suo padre in galera perché si era ribellato a un'ingiustizia che era successa a scuola. E nel suo paese, che ricordiamo un'ex colonia francese, delle 14 colonie ex francesi che ci sono, la giustizia dei padroni bianchi puniva anche la famiglia di provenienza. E lui amava andare a scuola, amava la cultura, era assetato di sapere, come se avesse fretta di conoscere. E quando è stato avviato la carriera militare, giustamente la famiglia era contenta perché ha pensato che comunque si sarebbe riuscito a riscattarsi socialmente, viste le condizioni misere della sua famiglia d'origine. E lui è stato avviato alla carriera militare, infatti in qualche foto, non ci sono tantissime foto di lui, in qualche foto si vede che è vestito anche da militare, ma aveva una concezione dell'essere militare molto particolare. Lui diceva: un buon militare non deve andare alle armi senza sapere, senza consapevolezza, senza coscienza, senza formazione, perché altrimenti può diventare un criminale, anzi è un potenziale criminale. È molto, diciamo, è molto Beh. importante. Lui dice: la formazione e la conoscenza, la preparazione politica anche dei militari, non solamente dei politici. Thomas Sankara è un politico, diciamo, molto, molto anomalo. Perché lui comunque è rimasto povero, nel senso che comunque si è sempre rifiutato di vivere come un qualsiasi capo di Stato, voleva rimanere alla fine a tutti gli effetti come tutti i suoi connazionali. Era sempre senza soldi e addirittura ha costretto, diciamo, anche ai ministri e comunque chi governava con lui a seguire uno stile di vita molto più, non che fossero ricchi, ma comunque molto più vicino alla popolazione poverissima, e ha imposto a tutti l'uso di macchine utilitarie, la Renault 5, insomma, molto, molto, molto Sì, la semplici. sua famosa Renault 5 aveva, mi sembra, fatto vendere la Mercedes con la quale andava in giro il precedente capo di Stato del Burkina Faso. E poi il Sì. bello aveva che con la bicicletta girava spesso per le vie, cercava di capire un po' per i villaggi, capire un po' le esigenze, no? Perché lui era quello che di bello c'è di Sankara, e uno non può non innamorarsi di lui, è il suo pensiero e la sua parola e anche la sua azione. Comunque lui era un uomo molto pragmatico, oltre che un intellettuale visionario. Completamente, diciamo, a parte rispetto al tempo in cui viveva, lui era assolutamente al di sopra di tutti e di tutto. E aveva una serenità, un'umiltà veramente da ammirare. E lui voleva solamente lavorare, mettersi al servizio della sua gente. E quello che poi voleva, ci teneva a sottolineare, era che comunque
esigeva dal popolo una reazione, quindi un lavoro, una forma attiva di partecipazione da parte del popolo, e senza, diciamo, vittimismo, ecco, senza comunque contare sempre sull'aiuto degli altri, perché lui contestava molto il fatto che arrivassero sempre aiuti da parte dei paesi stranieri, perché appunto diceva: se la nostra gente si abitua a ricevere degli aiuti senza fare nulla, in realtà la gente rimane comunque povera, gli aiuti non si sa dove vadano a finire e non succede mai nulla di nuovo, non c'è nessuna evoluzione, nessun progresso. Sì, a proposito, scusa, di questo aspetto, ti dico, io mi ricordo una sua frase lapidaria che diceva: ricordatevi che chi vi nutre vi controlla. Certo. No? Restare così dipendenti dagli aiuti delle altre nazioni, eccetera, eccetera, voleva dire essere praticamente nelle mani di queste nazioni. Sì, 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 una forma di schiavitù, che comunque lui era molto visionario, perché se pensiamo che lui comunque ha governato negli anni Ottanta, e questi magari sono discorsi che facciamo oggi anche per noi, riferiti a un sistema di globalizzazione, di schiavitù finanziaria che ci impoverisce sempre di più, no? E se pensiamo appunto a quanto lui ha sfidato i potenti, alle affermazioni che lui ha fatto, veramente era molto avanti, molto oltre. Lui dal punto di vista pratico in quattro anni, finché non è stato ucciso, ha assicurato 2 pasti e 5 litri di acqua al giorno a tutti, un miracolo praticamente in un paese che era appunto considerato il più povero del mondo, o quasi, e poi ha messo mano al sistema ferroviario, al trasporto, alle scuole, alle case, ha insistito molto sul fatto che comunque bisognasse iniziare a produrre e a utilizzare in tutto il paese le forze, le risorse naturali del paese, no? Quindi, per esempio, essendo un paese ricco di cotone, lui ha spinto perché in tutto il paese si confezionassero e si consumassero abiti confezionati con il proprio cotone, e quindi un grande risparmio e anche, come dire, lavoro per gli abitanti del Burkina Faso. Mi ricordo un video in cui riprendeva un ragazzino perché gli diceva: ma tu hai visto che maglietta indossi? Quella maglietta, guarda che stai facendo pubblicità a una grande azienda straniera, ma non c'entra nulla con il Burkina Faso. Iniziamo a usare, a farci le magliette, a usarle noi. Aveva questa filosofia di autosostentamento, essere in grado prima di tutto di produrre con le proprie cose, di essere autosufficienti. C'è riuscito, perché il Burkina Faso in 4 anni ha fatto passi da gigante. E lui appunto se la prendeva con la competizione, l'idea di libero mercato, di diseguali, diceva, non degli uguali, e il nuovo potere mondiale dato dai piatti che si consumano a tavola, per esempio il grano importato, quindi veramente faceva discorsi che facciamo oggi noi. E per quanto riguarda le armi, lui era contro le armi, ma anche contro il traffico, appunto la desertificazione, intesa come battaglia proprio contro l'imperialismo dominante e quindi anche lo sfruttamento delle risorse naturali. E lui addirittura si era messo contro le Nazioni Unite, perché diceva: ma non è folle secondo voi, quando faceva i suoi discorsi, no? Ce ne sono 2 molto interessanti, magari dopo ne parliamo. Uno fatto nel 1984 all'ONU, e uno fatto nel 1987 presso l'Organizzazione per l'Unità Africana, dopo ne parliamo. E Addis Abeba, 3 mesi prima di essere ucciso, bellissimo. Molto, molto bello. E Sankara trovava folle che alcuni paesi avessero diritto di veto sulle grandi questioni del pianeta e che nel Consiglio di sicurezza non fossero rappresentati interi continenti. L'Africa non c'è, ha detto, ma perché non c'è? Non ha senso. Invece la Francia sì.
E appunto insisteva su questo perché? Perché diceva la Francia, avendo diritto di veto, ha controllo sulle sue ex colonie che dal 1960 in teoria si sono liberate dalla dominazione francese, ma sostanzialmente non lo sono perché il potere e il predominio è soprattutto economico e monetario. E in realtà, diciamo, se al potere vanno sempre persone corrotte, diceva lui, e dittatori che sono finanziati, sostenuti dal governo francese, ma non solo, perché poi metteva in ballo anche l'America e comunque poteri, altri poteri di paesi forti, e il Burkina Faso, ma anche tutta l'Africa intera, detto non riuscirà mai a risollevarsi, e quindi lì ha scatenato ovviamente l'ira dell'Occidente. Lui era tacciato di essere comunista solo perché aveva frequentato, era andato a Cuba, era andato in Russia, come se fosse un incentivo a sfidare una guerra in realtà fra ideologie, no? Fra Occidente e paesi dell'Est, ma in realtà lui non voleva questo. Lui diceva semplicemente che non era perché c'era la guerra fredda che lui voleva prendere, diciamo, parte da una parte o dall'altra, voleva schierarsi. A lui interessava solamente lo sfruttamento, diciamo, delle risorse umane, delle risorse naturali fatte in maniera equa e quindi anche la tutela delle persone, no? Perché alla fine, sai, l'obiettivo principale della politica di Sankara, cosa allucinante che nessun politico penserebbe mai, era la felicità della gente. Quindi politico può magari dire, beh, ma io comunque ho come interesse principale il progresso. No, lui diceva, il progresso viene dopo eventualmente, ma la felicità viene prima di tutto. E quindi, bellissimo, diciamo, guarda, bellissimo. Senti, e a proposito di questo, lui nella felicità aveva un particolare preoccupazione sul ruolo delle donne, se non sbaglio anche. Sì, lui si è battuto perché a favore delle donne, perché le considerava fra le categorie quelle più deboli, no? Come magari l'infanzia, e considerava la donna come l'altra metà del cielo, e diceva bisogna liberarsi da questa cultura medievale che ci ha insegnato a considerare l'uomo al di sopra della donna. E lui portava l'esempio, diceva a scuola quando una ragazza rimane incinta viene estromessa, completamente espulsa, non può nemmeno più ricominciare, nemmeno dopo, per dire, no? Anche se magari le manca solo un giorno di scuola, però ha detto viene esclusa socialmente, ma questo non è giusto, lui dice, ma perché il ragazzo rimane a scuola e la ragazza no? Quindi partiva anche da esempi molto pratici. E con lui le donne hanno assunto per merito delle posizioni molto importanti, sono diventate ministro e sono state un grande motore di cambiamento in Burkina Faso. Quindi voglio dire, alla fine per lui tutto quello che prima magari venivano considerate categorie deboli, quindi anche le donne invece avevano un ruolo fondamentale, ha detto perché non utilizzare nel modo migliore tutte le capacità, le doti femminili, no? E su questo ha dimostrato ancora una volta di essere molto avanti. Sì, guarda, io volevo anche ricordare, perché su questo tema ero rimasto molto colpito da una sua frase che adesso condivido, me la sono scritta perché la condivido con gli ascoltatori, ma anche con te, e lui diceva: non ci può essere nessuna vera rivoluzione sociale senza la liberazione della donna. Possano i miei piedi non portarmi mai in una società dove la metà delle persone sono mantenute in silenzio. Io odo il ruggito del silenzio delle donne e percepisco la furia della loro rivolta interiore. Che bello. Potente, eh? Potente. Sì, molto potente, molto potente. E lui ha fatto dei discorsi che sono rimasti alla storia, e purtroppo alla storia, diciamo, però comunque molto taciuta, perché anche Silvestro Montanaro evidenziava questa cosa, cioè di Thomas Sankara si è parlato molto poco,
o addirittura non se ne parla, non se ne è parlato, non se ne parla proprio più. Nel senso che anche su internet non si trova tantissimo materiale. Addirittura la sua partecipazione alla conferenza delle Nazioni Unite nel 1984, esiste l'audio ma non il video, è stato tolto, non si capisce come mai, insomma, sia sparito, visto che dice il giornalista è normale trovare i video, non c'è nessun problema, si tratta di video di riunioni, assemblee delle Nazioni Unite, si dovrebbe trovare. Nel 1984 appunto partecipa all'ONU e lì racconta il suo paese. Racconta i suoi sogni. Lui dice: io sono davanti a voi in nome di un popolo che ha deciso sul suolo dei propri antenati di affermare d'ora in avanti se stesso e farsi carico della propria storia. Oggi vi porto i saluti fraterni di un paese di 274.000 km quadrati in cui 7 milioni di bambini, donne e uomini, si rifiutano di morire di ignoranza, di fame e di sete. Se pensiamo poi che in quel paese 2 bambini su 10 morivano e purtroppo dopo la sua morte muoiono prima dei 5 anni con un medico ogni 50.000 abitanti. L'aspettativa di vita è di 40 anni e il tasso di alfabetizzazione è bassissimo. Una cosa che ha fatto lui molto bella è stato insistere sull'alfabetizzazione, no? Ha costretto a tornare un po' sui banchi di scuola anche persone dei villaggi che magari avevano già una certa età perché voleva che tutti sapessero leggere e scrivere, almeno anche poche parole, però saperlo fare. E Thomas Sankara, appunto, all'ONU decide di parlare in nome non solamente del Burkina Faso, ma in nome di tutti gli ultimi della terra, e questo è bellissimo, no? Perché lui dice: io non sono qui solo per parlare di diritti della mia gente, ma i diritti appartengono all'essere umano in sé, al di là del paese a cui appartiene. Chi mi ascolta dice: mi permetta di dire che parlo non solamente in nome del mio Burkina Faso, ma anche di tutti coloro che soffrono in ogni angolo del mondo. E qui appunto cita non solo quelli che hanno la pelle nera e quindi quelli che sono, diciamo, esclusi per razzismo, perché sono di culture diverse, e anche delle donne. Perché questo è un sistema, dice, che è strutturalmente ingiusto. E non è giusto, diceva, che ci siano delle persone che vedano della vita solamente il riflesso della vita dei più abbienti. Appunto, sempre a tutela delle donne, diceva: io non voglio che soffrano in un sistema che è maschilista e che le sfrutta. Le donne che vogliono comunque cambiare, perché lui spingeva perché cambiassero le donne anche autonomamente, che hanno capito, che urlano a gran voce, come dicevi tu prima, che lo schiavo che non organizza la propria ribellione non merita compassione per la sua sorte. Questo schiavo è responsabile della sua sfortuna, della sua sorte. E questo è molto, molto forte come concetto. E anche quando il padrone gli promette libertà, ha detto: lo schiavo deve rendersi conto che se non rivendica i suoi diritti, nessuno lo farà per lui, anche quando magari il padrone parla, ma poi non fa nulla. E parlo a nome delle madri, dice, dei nostri paesi impoveriti che vedono i loro bambini morire di malaria, di diarrea, ovviamente tutte le malattie che colpiscono i bambini del terzo mondo. Che dice: è assurdo perché per salvarli ci sono mezzi semplicissimi che la scienza delle multinazionali non offre a certi bambini, no? Perché sono considerati di serie B. Preferendo piuttosto investire sui laboratori cosmetici o nella chirurgia estetica a beneficio dei capricci di pochi uomini e donne che vivono di pasti così abbondanti da dare le vertigini a noi che viviamo ai piedi del deserto. Penso che una volta ascoltati questi discorsi, anche gli altri capi di Stato avessero perlomeno Sì. una Sì,
Io inviterei anche chi ci ascolta ad andare a vedere proprio il video, perché lui aveva, tu hai detto che è stato rimosso quello all'ONU, ma c'è ancora quello tenuto ad Addis Abeba nell'87. Ha partecipato appunto all'Organizzazione per l'Unità Africana di Addis Abeba, ha fatto un bellissimo discorso che viene chiamato discorso sul debito il 29 luglio, poi lo stesso anno in ottobre è stato ucciso purtroppo, e diceva che i debiti non possono essere pagati dallo Stato, dagli Stati africani, quindi anche da Burkina Faso, perché i nostri paesi morirebbero se venissero pagati. Ma non vi rendete conto che è assurdo che noi paghiamo qualcosa che non possiamo pagare? E lui poneva appunto all'attenzione di tutti il fatto che al centro dell'economia non c'è l'uomo, ma c'è tutt'altro, c'è l'interesse. E magari di pochi, soprattutto di pochi, a discapito di molti. E appunto lui diceva: questo non è giusto. I nostri finanziatori, quelli che ci hanno tanto dato soldi, hanno giocato come un casino. Adesso non vogliono indietro i loro soldi, ma se noi non possiamo dargli i soldi che loro ci avevano dato, come dire, è un gioco, è un casino, basta, cioè hanno perso, per una volta possono anche perdere, e poi in realtà non perdono nulla, perché a perderci sono comunque sempre solo gli stati dell'Africa. Esatto. Soprattutto diceva perché siamo ancora soggiogati alla sovranità monetaria, economica, da parte della Francia per 14 stati, ma anche da parte di altri stati che non c'entrano appunto nulla con l'Africa, no? Diceva: come fa l'Africa a risorgere se non rimane mai da sola, se non riesce da sola con le sue forze, anche perché è ricchissima di risorse naturali, quindi non avrebbe nessun problema a risollevarsi. Il problema appunto è l'invasione che continua tuttora, se non territoriale ma dal punto di vista economico monetario, purtroppo la dice lunga sul discorso dell'Africa. Sì, scusa Paola, e come accennavo io prima, diciamo, questo il tentativo di uscire dalla morsa dei paesi coloniali, in questo caso la Francia, è stata molto forte nel dopoguerra e ha avuto un grande acuto con Thomas Sankara. E diciamo che oggi questo testimone viene ripreso da altri uomini, c'è una sorta di richiamo agli Stati Uniti dell'Africa, un'unione dell'Africa indipendente. Ci sono altri uomini che adesso vogliono portare avanti questo pensiero. Assolutamente sì. Cioè, io ho trovato almeno due nomi, due figure che meritano attenzione da parte nostra, da parte dell'Occidente, oltre che degli africani, perché fondamentalmente si rivolgono innanzitutto ai loro, giustamente, ai loro connazionali, ma ovviamente il discorso vale anche per l'Europa e per l'Occidente. E Mohamed Konaré è uno di questi due personaggi. Lui è un attivista panafricanista, cosiddetto panafricanista. E cosa dice appunto Mohamed Konaré? Lui rimette in discussione quello che era stato deciso alla conferenza di Berlino del 1885. E l'oligarchia occidentale si era riunita a Berlino sotto il cancelliere Bismarck e avevano diviso l'Africa, quasi tutta l'Africa subsahariana era andata alla Francia. E lui dice: dopo la seconda guerra mondiale De Gaulle ha dato sì l'indipendenza sulla carta formalmente ai popoli africani, ma in realtà li ha tenuti legati in schiavitù attraverso un meccanismo economico, con l'uso di una moneta, come già aveva fatto Hitler nei confronti della Francia, tra parentesi. E l'Africa, quando vende le materie prime sul mercato internazionale, le vende in dollaro, e questi dollari non arrivano nelle banche centrali africane, vanno nei conto operazioni della banca centrale francese.
se per esempio lui dice, lui pone un esempio, se la Costa d'Avorio, che è il primo produttore di cacao in Africa, vende sul mercato internazionale 1,5 miliardi di dollari di cacao, questi soldi vanno a finire nel conto francese. Il 50% la Francia se lo tiene come garanzia della stabilità della moneta e l'altro 50% non è che vada a finire nelle banche africane, rimane in Francia per fare progetti di sviluppo, per come dire, a vantaggio delle multinazionali francesi, per saldare il debito pubblico francese, ma non certo a favore dell'Africa, degli stati africani. Il franco, cosiddetto CFA, appunto delle ex colonie francesi, ha valore solamente nei 14 paesi, all'infuori non ha nessun valore. E questi 14 paesi sono una parte nell'Africa centrale, una parte nell'Africa occidentale, e se fa nell'Africa occidentale non è valido in Africa centrale, quindi addirittura all'interno della stessa, degli stessi stati ex colonie non vale. C'è circolazione della moneta. Sì. E in questo modo la Francia impedisce ai paesi africani di commerciare tra di loro liberamente, senza il placet appunto della Francia, no? E l'unica soluzione, dice Conaré, è liberare l'Africa da questo tipo di schiavitù, quella economica monetaria imposta dalla Francia e anche dall'Occidente, perché non è solamente la Francia che è presente in Africa, purtroppo. E quello che è molto bello che dice, non è che stanno solamente distruggendo il tessuto sociale diciamo africano, ma anche quello occidentale. Quando si muovono milioni e milioni di persone, c'è una vera e propria deportazione di persone da un continente all'altro, quindi dall'Africa all'Europa, viene meno l'identità dei popoli e degli stati, e quello che hanno già fatto con noi lo stanno facendo anche con voi Europa. Quindi giustamente lui dice, fate attenzione anche voi, non è che riguardi solo noi il problema, riguarda anche voi. E poi ricorda appunto come è stata imposta la cultura francese, no? Lui dice, da piccolo mi hanno insegnato a scuola la Marsigliese, rispetto delle tradizioni francesi, mi hanno fatto vedere De Gaulle come se fosse un dio in terra, dice. E in realtà non è vero. E io poi crescendo ho capito che questi ci vogliono rendere, senti quello che dice, molto bello, rendere tutti dei codici a barre, cioè consumatori e basta. Se ecco. Si alza, nessun potere resiste, lui dice. Ecco, senti Paola, noi siamo giunti praticamente alla fine del tempo a nostra disposizione. Io ti ringrazio moltissimo di questa escursione che abbiamo fatto in questo continente che sembra invaderci, ma in realtà desidererebbe anche riavere indietro queste forze lavoro giovani che lasciano, certo, il paese. Loro le vorrebbero indietro queste forze, e si uscisse da questo incantesimo imposto dalle grandi multinazionali e dalla grande finanza mondiale, che vuole proprio ridurre gli uomini a dei codici a barre, a dei semplici consumatori. E io vorrei fare un ragionamento di chiusura con chi ci ascolta sul fatto che accennavi di queste grandi migrazioni, perché, e questo lo diceva anche Sankara, il vivere insieme ad altre etnie, ad altri popoli, ad altri usi e costumi arricchisce molto, ma quando questa migrazione e questa coabitazione è coatta, è costretta, non è più libera, non è più mossa da una libera scelta, da un libero moto interiore, desiderio, interesse delle persone, ma è costretta da fatti economici, da guerre, da situazioni sociali gravissime o ambientali gravissime e peraltro provocate, ecco che questo arricchimento
invece si ritorce contro e non può che essere fonte di grandi dissidi, di grandi lotte proprio tra gli ultimi. Allora, io intanto ti ringrazio moltissimo della partecipazione, grazie molte. E prima di chiudere vorrei semplicemente che riflettessimo tutti sul fatto che chi è in mare e sta annegando sicuramente va assolutamente salvato, ma non ci possiamo dimenticare, per il bene degli ultimi, degli uni e degli altri lati del mare, Mediterraneo, ma di qualsiasi mare, di qualsiasi oceano, che dobbiamo risvegliarci alle logiche che ci vogliono mettere gli uni contro gli altri. Gli uni contro gli altri. Allora, grazie ancora a Paola Restigliani. Grazie a tutti. Grazie cara. Grazie. Restituiamo la linea a Massimo Bonella. Sì, benissimo, riprendiamo la linea qui dalla redazione di Pineta Oggi TV, All News da Venezia. Dunque, riprendiamo la notizia che è, diciamo, in corso a Roma, fumo nella metropolitana a Roma. La linea A è stata chiusa nel tratto tra San Giovanni e Ottaviano per consentire lo svolgimento di verifiche tecniche. A causarlo, secondo quanto informano i vigili del fuoco, l'incendio di una galleria di servizi interrata in via Marsala, dove sono alloccati cavi elettrici, telefonici, fibra. Nel tratto chiuso è in funzione un servizio sostitutivo con autobus di linea. Ed ora c'è un aggiornamento dall'estero, Libia. Le milizie libiche che si stanno scontrando a Tripoli hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco. La missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia, in un tweet, ha confermato che sotto l'egida dell'inviato dell'ONU, Ghassan Salamè, è stato raggiunto un accordo. Non sappiamo ora cosa si tratta questo accordo, comunque sta di fatto che quindi in Libia è stato raggiunto questo accordo. Vedremo poi gli sviluppi nel corso dei prossimi giorni. Ancora una notizia, dunque c'è stata tensione, la fonte è Il Piccolo di Trieste, c'è stata tensione a bordo del volo Lamezia-Roma e quindi Pupo canta la canzone dal titolo Su di noi e calma i passeggeri. È stata una hostess a chiedere al cantautore di intervenire e sedare gli animi. C'è stato un disguido per quanto riguarda l'assegnazione dei posti a sedere. È tutto per le notizie, diciamo, 49, quindi chiudo anche qui la trasmissione Pianeta Oggi Mente nel Mondo, approfondimento giornalistico. Ringrazio dunque la regia centrale, Rosario Moreno, per la regia, grazie anche a voi che ci avete seguito e un cordiale saluto da Massimo Bonella. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.